nostro padiglione, qui siamo nella sezione dedicata al cibo, potete vedere. Qui davanti abbiamo un tavolo di visite sezioni che ci spiega ciò che sta un po' tutti i cambiamenti avvenuti sulla tavola in Qatar. Infatti nella prima parte troviamo degli oggetti semplicissimi, che si usavano una volta vivendo nel deserto. Anche l'alimentazione era semplice, ma nella base di latte, il latte e derivati del latte. In questa seconda sezione abbiamo la parte dedicata alla cucina tradizionale, ma tutti i piatti che potete trovare sono tipici catarici. Innanzitutto come si serviva il cibo, abbiamo la riproduzione del tappeto sul quale si vivono e sul quale venivano appoggiate queste soffre, che sono dei ritovagli fatti di foglie di palma intrecciati tra di loro e sui quali venivano serviti direttamente i piatti. Si mangiava tutti insieme in un unico piatto e i piatti principali sono sempre a base di riso basmati asiatico più lungo, con poi della carne e pollo brioche, del pane arabo che non manca mai sul tavolo, e in fondo troviamo una varietà di dolci che possiamo trovare in Qatar. Da questa parte abbiamo la parte dedicata alla cucina internazionale e tutti i piatti e i prodotti che potete vedere sono un po' importati da tutto il mondo, per due motivi. Primo, che è dare un animale di diverso, e dopo sono costretti a importare quasi il 90% di loro prodotti in Italia. Secondo motivo, c'è un altissimo flusso di immigrazione e questo ha compromesso quelle che erano le azioni della cucina, per permettere a stranieri che ci vivono e ci lavorano di avere anche i loro piatti di origine, tra i piatti tradizionali che stravano normalmente. Poi in fondo troviamo il caffè con